Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Oggi ragazzi siamo qua a tornare su Royallo. Infatti andiamo a fare un video in compagnia di Gilly Gamer, che sia la youtuber che trovate nel link qua sotto in descrizione. Scaricate OneFootball dal link in descrizione, mi trovate per seguire tutte le cose calcio come gratuita, trasferimenti, curiosità, chi più ne ha più ne metta. Mi raccomando, iscrivetevi, siamo quasi 20 iscritti, attivate la campanellina, condividete questo video con tutti i vostri amici e lasciate un bel like. Infatti cosa andremo a fare? Io invito i Gilly Gamer Xiella in una modalità caso, tipo io andrei su mazzi classici. Ecco, però se lui vince potrà decidere la modalità. Quindi ragazzi, mi raccomando, un bel like, una bella iscrizione al canale. Fatemi sapere se volete altre sfide. Allora, questo è il deck strameta con i principi. Allora, boom, ok, buono, stregone elettrico. È veramente forte lui. Prima ho fatto un video sul suo canale che vi invito a recuperarlo assolutamente. Quindi mi raccomando, andatelo a recuperare subito perché è fondamentalis. Il gigante goblin tira una sberla. Ok, io però da dietro una zappona. Poi un mega sgherro che fa fuori il barile. Vediamo un po' di cosa va. Va di razzo, GG. Non ha colpito il principe nero, ma fa una grandissima difesa. Ha cominciato molto meglio lui, GG. Non me l'aspettavo da razzo, sapete? Quindi il deck forse con il domatore? Non lo so. Perché a me questo deck proprio non mi piace, quindi allora. Gabbia per goblin, messa non benissimo. E io attacco dall'altra parte con il gigante goblin. Allora, qui vado di snowpalletta. Ottima. No, però il quanti danni. È stato bravo anche lui. Però io qualche danno comunque l'ho fatto. Allora, vediamo un po'. Non dà neanche una botta. Vediamo un po' che riusciamo a fare. Allora, di princess. Io vado di mega sgherro di qua. E di scintilla. Vediamo cosa riusciamo a fare. Potrebbe andare di una razza, infatti va e non dà la botta, scintilla, mannaggia. È in vantaggio, sta giocando alla grande, alla perfezione. Buono, facciamo fare il barile. Andiamo di fulmine. Mannaggia. Però attenzione al gigante goblin che dà belle botterelle qui. Non condivido la scelta di giocare il barile in difesa, facciamo un sacco di danni, ragazzuoli. Quanti danni! No, che sfiga qua! Perché se no colpivo a torre. Bravo allora con la razzo. Ha vinto perché ha giocato meglio. Ha giocato molto molto meglio. Peccato, peccato, ragazzuoli. Lui se la porta a casa così, grande partita, e quindi però a lui scegliere la modalità da fare. Chissà quale sceglierà, ovviamente dovrà invitare nell'amichevole. Mi aspettiamo giusto 2-3 secondi. Allora, vediamo. Perché io vorrei fare. Perché nel suo video non abbiamo fatto tutte le modalità, ovviamente. Quindi vediamo. Perché oggi è uscito un altro mio video, quindi tanta roba. Ok, vediamo un po' che modalità scelta. Ah, triple GC, questa non mi piace per nulla. Che mazzo ho selezionato? Ah, vabbè, per fortuna è il mio. Ma io ci sono scarsissimo nella modalità triple GC. Lapide. Ma che mazzo è questo? Non l'ho capito, sinceramente. Per palla che pulisce, aia, gigante royale. Gigante royale. Aia. Vabbè, qua la lapide non è che sia un problema, ma comunque. Qua riusciamo a mettere il gigante royale che non è da neanche una sbella.
Adesso però l'ho ricaricato, cavolo. Lui è bravo. No, la gelo. GG, ragazzi. Che gelo ha messo? Ok, far palla e tronco. Ok. Andrei di mongolo di qui. Di orda e di sgherri qui. Lui ha i pipistrellini, che io li odio contro perché sono una rottura, però a me non piacciono. Ah, far palla sbagliata. Però guarda, quante botterelle! Quante botterelle, oh mio Dio! Abbiamo fatto la tour incredibile! 1-0, ragazzuoli. Incredibile. Allora, cannone. Vabbè, lui mi farà penso la torre, penso. No, metto una gelo straordinaria e la fa lui. GG. Grande torre a parte sua. No, quanto mi ha dato la mongola. Però qua ci posso stare qua a parlare. Allora, l'ho detto che in questa modalità non sono forte. Se vinco è un miracolo. Anche se ho partecipato, come si diceva. Quando si era più piccola. Ok. Ok, riusciamo a difendere. Io vado qua di cannoncino. È un mazzo veramente strano il suo. È forte per carità, ma è un po' strano, se devo essere sincero. Io andrei. Allora, non vado di mongola perché lui me la countera, quindi. Con i pipistrellini. Dai, basta un hit. Ok, ah no, un hit però non nella lapide. Stava facendo una partita straordinaria. Forse all'inizio. Non ha giocato particolarmente bene, però adesso veramente sta facendo una partita super, ho sbagliato la palla, ottimo. Quando meno facciamo dei danni alla torre. Ok, aia, no, c'è quello, no. Aia, la perdo. Sono stato pollastro, ragazzi, l'ho persa. Ho sbagliato perché qua io l'ho persa, no. Lui è bravo, ragazzi, ve l'ho detto prima. È forte, è forte. Cioè siamo 1-1, ma la vince lui probabilmente sta partita. Io provo a far così, non so se ha ciclato di nuovo i pipistrellini. Io faccio così. Nel dubbio, no! Ho fatto una cosa incredibile. Non pensavo che non mettesse il gigante Royale. 2-0, GG, veramente grande partita per lui. Bravo, bravo, bravo. Quindi c'era ancora lui la modalità. Io spero che scelga. Non lo so, vediamo. Aspetta, io spero lo scelga. A me la furia piacerebbe. Come mi chiamo? Anche quella del touchdown, quella della rapina. Sono abbastanza forte, ma come ho detto, non. Allora, battaglia furiosa. Oh, l'avevo appena chiamata. Questa è bellissima. Per 1,3. Cosa? Per 1,3 questo non l'ho mai capito. Allora, con la furia lui sarà tanta roba, ma sì, io con la domanda. Perché se prima avevo una furia, raga, potevo anche vincerla quella partita. Allora, io vado a far palla per togliere tutto e non fare attaccare a cavallo. Non è male. Pensiamo un po' meglio in realtà, però vabbè. Allora, lui va di stregone elettrico, io non c'ho veramente l'Easier come Marco Toni, quindi. Oh mio Dio. E ora come difendo? Vado così, vado così. In qualche modo l'ho difesa, potevo andare peggio, molto peggio. Peccato per qua che mi fa la torre, però. Un complesso, poteva andare molto peggio di così. Allora, ma lui è furbo, lui aspetta il momento giusto. Prima anche degli orda di sgherri, il draghi d'ossa. Attenzione perché il draghi. No, lo stregone elettrico maledetto. Però comunque siamo in vantaggio di pochissimo. Così, così, ti estrae. E così, ok. Vedi. Bravissimo, gran giocatore. È forte, raga, ve lo continuo a dire. Più forte di me sicuro. Perché a diventare più forte di me ci vuole anche una scimmia, ma veramente tanta roba. Grande stregone elettrico. Sta
Nel video sul canale diciamo che ci siamo un po' equilibrati, però sicuramente lui è più forte. Mi pare che abbia vinto nel complesso 3-2 tutte le partite. Vabbè, lì che la mongolfiera lascia la bomba, dovrebbe farmi la torre. 100 life, ok. Pare di far palla così a cavolo. Inutile, però attenzione. Diciamo che adesso lui è messo male perché non se l'aspettava. Perché fino a 2 secondi fa era in vantaggio in realtà. Allora, ok, aia, aia. Infatti ha fatto una gran giocata. Vabbè, qua devo. No, vabbè, in realtà il tronco ci stava pure. Così. Allora, attenzione perché forse potrei anche vincere questa partita. Oh mio Dio, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sì! Qua ho avuto fortuna perché non ho giocato bene. Perché lui ha giocato molto meglio, raga. Quindi la scelgo io, siamo 2-1 per lui. L'ho vinta perché io nella battaglia 1v1 sono più bravo secondo me. Ma lui è molto. Cioè, non più bravo in realtà. Siamo, anzi, lui è più bravo, ma. Cioè, lui è più bravo magari nelle modalità. Come si dice? Non mi viene il termine, ma nelle modalità un po' più. Come